una location speciale per il video di oggi. Oggi in una location davvero davvero bellissima. Siamo in montagna e approfitto per fare un tag che parla di vita. Infatti oggi faremo il life tag. Sono stata taggata da Sabrina, The Hidden Beauty, che saluto. Lei è una gran donna, veramente, una persona che mi piace tanto e che affronta degli argomenti seri e anche gli argomenti più faceti li affronta in maniera seria, in maniera che io condivido davvero tanto, quindi sono contenta di accogliere il suo invito e di rispondere a queste domande. Allora, vi ho detto, il tag si chiama Life Tag, lo ha fatto, mi pare, Sontina F. Comunque io vi metto il link di Sabrina e di Sontina qua sotto. Se dovesse averlo fatto qualcun altro, sicuramente troverete le indicazioni sotto al video di Sontina, perché lei le mette sempre. Allora, Life Tag sono 15 domande. La prima: chi eri prima e chi sei oggi? Oh mio Dio, sono sempre io, innanzitutto, perché una costante del mio carattere è essere stata sempre me stessa, malgrado i miei cambiamenti naturali nel corso della vita. Sicuramente prima ero una ragazzina molto viziata, la tipica figlia di papà, quella a cui tutto arrivava così dall'aria e che poco si sudava e che non capiva proprio il senso di questo ottenere le cose con la fatica. Mentre adesso, ma già da un bel po', sono una donna differente, una donna che prende delle decisioni, fa delle scelte, cosa che prima non facevo. Prima seguivo un po' il flusso, no? Adesso il flusso lo dirigo io, il flusso della mia vita. Voglio che vada in determinati luoghi dove io voglio arrivare. Prima mi lasciavo un po' trascinare. E quindi adesso sono una donna più consapevole, più felice, perché le cose che ho me le conquisto nella vita privata, me le conquisto con il lavoro, me le conquisto. E quindi ha tutto un valore aggiunto meraviglioso, perché oltre ad averle ne capisco il valore intrinseco, quindi sono una donna più consapevole, ecco. Vorresti cambiare qualcosa di te? Oh sì, molte cose, molte cose. Perché non le cambio allora? Perché tutto sommato non sono cose che posso cambiare. Nel senso che io vorrei cambiare molti lati del mio carattere, del mio affacciarmi e del mio interagire con altre persone, ma ogni volta che ci provo ad essere un po' meno diffidente, a lasciare quella porticina aperta, ad essere un po' più conciliante, zac, ogni volta puntualmente arriva la fregatura, l'invidia, la cattiveria a rovinare tutto. Quindi io poi mi richiudo a riccio nell'ambito della mia famiglia e lascio fuori il mondo molto spesso. Questa è una parte di me che mi dispiace un po', perché non si può vivere solo guardando a se stessi, a ciò che hai proprio vicino a te. Io ho un'idea della vita molto di condivisione, però nella realtà della mia esistenza riesco a condividere veramente poco. Ci provo, ma ogni volta poi rimango con l'amaro in bocca. Cosa ti piace del tuo carattere? L'intraprendenza, la voglia di fare continua e continuativa, la costanza anche nel voler perseguire gli obiettivi. Mi piace l'essere anche molto versatile, il non fissarmi solamente con una cosa. Scusate se guardo di là Maccenzo. Mi piace l'eterogeneità della mia persona, ecco, non sono una persona a senso unico, non faccio solo una cosa, ne faccio tante e non approssimativamente, ma cerco di farne tante al meglio delle mie possibilità. Cosa non mi piace di me? Che tendo a non dare a vedere quanto io sia grata e voglia e sia riconoscente a chi mi aiuta nella vita, nel senso, qui parlo esplicitamente di Gabriele. Molto spesso mi rendo conto
che ne so, in giornate di grande stress, di forte tensione, magari lavorativa, io do per scontato che Lucci sia al mio fianco, che mi aiuti, che faccia le cose, specialmente nel lavoro, ogni tanto se non succede quello che dico io, posso essere anche certe volte sgarbata con lui, ma quel mio essere sgarbata non è un essere sgarbata corale, è contingente nell'episodio. E poco mi fermo invece a ringraziare e a valorizzare il lavoro di chi mi sta accanto, anche qui sui canali, no? La fatica che fa Gabriele ogni sera a montare i video dopo il suo lavoro. Raramente gli dico grazie, perché il mio grazie è implicito a modo mio in ciò che faccio durante il giorno. Invece no, dovrei fermarmi più volte durante una giornata, dargli un bacio e dirgli grazie, ma in questo momento a modo mio lo sto facendo. Allora, cosa pensi della morte? Che argomento, in questo periodo mi tocca abbastanza da vicino. Della morte penso che ho imparato presto a conoscerla, ho imparato presto a capire che è un epilogo, ho imparato presto a capire che è una fase della vita. Io sono credente, quindi ho fede che al di là ci sia qualcosa. Ma pur pensando questo, credo sia giusto non sprecare neanche un attimo di quelli che abbiamo qui. Perché se non ci dovesse essere niente, allora è tutto ciò che abbiamo. E quindi bisogna investirla nella maniera migliore che abbiamo, bisogna investirla in se stessi e negli altri, che può sembrare un controsenso con quello che ho detto prima, ma non lo è, perché io continuo a investire negli altri, continuo anche a prendere grandi sonore fregature, ma continuerò malgrado tutto, e poi mi richiuderò ogni volta a riccio, ma persevererò. Quindi nella vita non bisogna, penso della morte che sia un momento della vita e che sia il momento che rende la vita speciale, perché se fosse eterna daremmo per scontato l'esistenza, invece il fatto che da un momento all'altro tutto questo possa finire anche bruscamente rende ogni attimo prezioso, speciale, ed è veramente un peccato sprecarlo in piccolezze, in beghe, in arrivismi. È veramente un peccato, bisognerebbe avere un pensiero più collegiale della vita e soprattutto, essendo una parte della vita di ognuno di noi la morte, bisognerebbe che ognuno di noi celebrasse in degna maniera la morte degli altri, non dimenticando, ma perseverando non nel portare avanti il pensiero della persona che manca, ma nel rispettare l'esistenza di una persona che magari è trapassata. Tutto qua, penso questo della morte, che è una fase della vita. Bene. Cosa pensi di fare tra un mese? Io non so cosa farò tra un'ora, figuratevi tra un mese, non ho idea. Proprio per mi riaggancio alla risposta di prima, tra un mese cos'è? Non c'è ieri, non c'è domani, c'è ora. Quindi adesso faccio il video, progetto molto, anzi, nel futuro. Dico farò questo, farò quest'altro, ma non progetto praticamente, io mi metto a fare le cose in pratica nel momento in cui le devo fare, quindi è la progettualità lascia certe volte il tempo che trova. Tra un mese non lo so che farò, se esisterò farò la vita di sempre, composta di cosa ancora non lo so, però se tra un mese ci sarò ancora, vivrò alla grande, vivrò fino all'ultimo attimo. Il tuo difetto più grande, qui vado per le spicciole e sarò anche superficiale, è un difetto dalla doppia faccia, è un Giano difetto, perché al lavoro il mio estremo essere pignola è ai limiti della sopportazione, mi rendo conto, e in casa il mio disordine. Le due cose fanno parte della mia essenza, io sono così ordinata, pulita, metodica al lavoro, mentre a casa pulita lo sono sempre, metodica in un certo qual senso anche, però sono abbastanza disordinella, diciamo che molto spesso mio marito mi redarguisce: Ombretta, ci sarebbe da sistemare quel monticciolo di vestiti sul divano, ed effettivamente è così, e penso un mio modo di sfogare tutta la tensione accumulata nel reggere l'ordine del lavoro. Penso che sia un modo appunto per equiparare le energie tra ordine e disordine, solo che sono troppo da un lato e troppo dall'altro. Vita o destino?
Esiste l'una senza l'altra? Non credo. Vita e destino, nel senso che uno pensa di prendere delle scelte, ma poi le incognite che capitano lungo il cammino della scelta che hai preso, quello è destino, molto spesso. Poi ritorna la vita nel momento in cui si decide di risolvere in un modo o in un altro un episodio del destino. Quindi le due cose non sono sganciate l'una dall'altra. Abbiamo il libero arbitrio, ma il libero arbitrio si esercita su un qualcosa che ci accade come destino. Quindi entrambe al 50%. Domanda 10. La cosa che ti fa più paura? Oh, santo signore, la cosa che mi fa più paura è la malattia, credo. Sì, la malattia intesa come dolore fisico, il provare dolore. Non oso immaginare veramente cosa sia e prego ogni giorno della mia vita affinché nessuno delle persone che mi stanno accanto né io stessa debba provare il dolore fisico della malattia, quella vera, quella pesante. Questo mi fa molta paura, forse più della morte. Anche perché chi si consuma di malattia lascia un ricordo di sé che non è quello vero, quello della vita reale, lascia un ultimo ricordo di sé di una persona consumata dal dolore ed è brutto perché ti ruba anche il ricordo. Perdoni oppure no? No, no, ed è un altro dei miei grandi difetti. Io almeno, o meglio, nel mio cuore perdono, ma nella vita no, le persone che ho allontanato nella vita sono davvero perdonate nel mio cuore, però con loro non voglio avere più nulla a che fare, non perché non le abbia perdonate, ma perché nel perdono c'è anche la comprensione, le ho capite e capendole ho capito che sono persone che non hanno nulla a che fare con me, che non hanno, con cui non ho nessun legame caratteriale, con cui non ho nessuna affinità elettiva, sono persone distanti dal mio modo di essere. Quindi le perdono, ma le tengo a debita distanza, perché comunque il perdonare non significa dimenticare. Tra 2 anni che aspetta, farai? Sta arrabbiando. Tra 2 anni che farai, come ti vedi? Questo tag deve averlo fatto una ragazza perché è molto proiettato nel futuro ed è bellissimo, ma come ho detto prima, io tra 2 anni che farò e come mi vedo non lo so. Io non ho mai immaginato nulla del mio futuro. Figuratevi che io sono una di quelle persone che non ha mai immaginato il giorno del proprio matrimonio, l'abito del proprio matrimonio. Quando cominciavo ad immaginarlo, automaticamente mi si sfocava l'immaginazione in mente. E quindi non lo so, tra 2 anni lo vedremo. Se ci sarò, saremo ancora qua insieme. 13. Vita uguale felicità o uguale sorpresa? Vita uguale tante sorprese che danno la felicità. La felicità è qualcosa che uno può definire o fugace ed effimera, un attimo, oppure, come preferisco definirla io, è una costante della vita che certe volte smettiamo di vedere per qualche attimo. È bello abituarsi alla felicità, quasi non si accorge più di essere felici, però è una condizione di grande fortuna. La felicità può essere accontentarsi di ciò che si ha, non nel senso passivo del termine, ma godere di ciò che si ha e continuare ad aspirare a qualcosa che ancora non si è ottenuto. La felicità è rendersi conto delle fortune che si hanno quotidianamente. La felicità è trovare parcheggio al centro a Catania. Ci sono tanti tipi di felicità. E tutte questa, molto spesso la felicità deriva da una sorpresa. Quindi o la felicità ti coglie di sorpresa, quindi le due cose vanno a braccetto, felicità e sorprese. Certo, ci sono anche le brutte sorprese. Dai un voto al tag. Se penso che l'abbia fatto una giovane ragazza, e in questo do un bell'otto per lo slancio verso il futuro, mi è piaciuto, però lo trovo anche un tag un po' ingenuo per molte domande, per come sono poste molte domande, perché danno la selezione tra due cose fondamentali dell'esistenza di ognuno di voi. Quindi io mi attengo sul dai, voglio essere buona, sul 7, ecco, non è uno dei tag più profondi a cui abbia risposto, e c'ho una certa esperienza.
tagga chi vuoi. Allora, io taggo Camilla Mendini e taggo anche Sara di Indaco e Vaniglia, loro due giovani ragazze, due giovanissime mamme che sicuramente potranno parlarvi della loro esperienza, del prima, del chi erano e di chi sono adesso. Basta cianciare da questa location, come vedete, che si sta sempre più animando, è arrivato il nonno, è arrivata Buclea, è arrivato Enzo, vi saluto, vi do sempre appuntamento su tutti i miei social, vi aspetto anche su Arte per Te, su Due Cuori Una Cappa e naturalmente vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Mando un bacio a Sabrina e un enorme bacio con un grande abbraccio a tutti voi. A presto e viva la vita!